Ambrogio, avrei un leggero languorino. No, non voglio fermarmi al McFocus. La mia è più voglia di qualcosa di buono. Ciao amici, oggi voglio condividere con voi una ricettina dolce che io adoro perché è facile, veloce, golosa, ma senza tutti quegli ingredienti che io non voglio mangiare perché non sono sani e sono i nemici giurati della linea. Impossibile, come fai a fare un dolce senza il dolce? Certo che è possibile fare un dolce goloso e senza zucchero, io li faccio sempre. E quello di oggi forse potrebbe farvi dimenticare quei famosi cioccolatini avvolti in carta dorata. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Tra poco vi dirò come preparo le mie praline proteiche al cioccolato e cocco. Una ricetta che va bene per tutti. Non solo senza zucchero, ma anche senza latte, uova, farina e quindi senza glutine. Si prepara con due ingredienti che per me in cucina ormai sono un must. La polvere proteica e l'olio di cocco. E tieni le proteine in polvere in cucina? Ma che domande! Non sai che siamo nell'era della cucina smart? Smart perché è facile, smart perché è veloce, smart perché possiamo unire gli integratori direttamente al cibo. E per farlo ci aiuta la Foodspring con i suoi prodotti di alta qualità a un prezzo amico. Oggi sponsorizza questo video e offre a tutti voi uno sconto del 15%. Basta leggere le info in descrizione qui sotto. Ecco gli ingredienti della ricetta di oggi: una tazza di mandorle, una tazza di noci pecana, una tazza di datteri medjool ammollati precedentemente e denocciolati, 3 cucchiai colmi di polvere proteica al cioccolato, un cucchiaio raso di olio di cocco già liquefatto, mi raccomando, un cucchiaino di scorzetta di limone bio, mezzo cucchiaino di cannella in polvere e scaglie di cocco per la decorazione. Le proteine Foodspring sono fatte con ingredienti controllati e sono sicure per tutti. Quelle che ho scelto oggi sono quelle vegane al gusto cacao, cioccolatose, ma le trovate in tanti altri gusti e versioni. Dell'olio di cocco si parla tantissimo, questo della Foodspring è bio, estratto a freddo nel pieno rispetto dell'ambiente ed è davvero di ottima qualità. Se ne volete sapere di più sull'olio di cocco, andate dopo a vedere questo mio video. Per fare i dolcetti serve un frullatore potente o un bel robot da cucina. Per prima cosa frulliamo le mandorle e le noci pecana insieme alla polvere proteica fino a ottenere una farina. Comunque potete lasciarla anche un po' grossolana per avere quell'effetto croccante quando addentate le vostre praline. Poi si aggiungono, sempre nel frullatore o nel robot, i datteri morbidi, la cannella, la scorzetta di limone e alla fine il cucchiaio di olio di cocco e si frulla bene tutto. Prima di fare le praline bisogna lavorare bene l'impasto con le mani per amalgamarlo e uniformarlo e poi si fanno delle palline nel modo classico, non troppo grandi, mi raccomando. Alla fine passatele nella farina di cocco e disponetele in un piatto carino, così farete anche una bellissima figura con i vostri ospiti. Visto amici quanto è facile farle, quasi quanto mangiarle. Insomma, Ambrogio, ma quanto ci hai messo per fare benzina? Io sento sempre quel certo languorino. Grazie Ambrogio, pensi sempre a tutto. Se le offrite come dessert dopo cena o per il tè delle 5 farete un figurone. E vanno benissimo anche come dolcetti di Natale o per le feste. Sono senza sensi di colpa, non hanno zucchero, grassi animali, nemmeno latte. Sono nutrienti e aiutano a mantenere la linea. Quando vi chiederanno la ricetta, fategli vedere questo video. E grazie ancora alla Foodspring per aver sponsorizzato questo video. Andate a vedere il sito della Foodspring usando il link in descrizione e usate il codice sconto, mi raccomando, per i vostri acquisti. Vignali piccolo YT grande per avere il 15%. E adesso iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna nuova uscita. È facile, con un click così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella qui sotto. Condividete questo video, facciamo crescere il canale insieme.
E noi, ma ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Sono senza sensi di colpa. Per fare i dolcetti